Bentrovati Davide il Critico. Oggi siamo qui e siamo insieme a Gnabry dei Pirla SV. Ciao ragazzi, serviva un po' di qualità in questo video, infatti vi hanno chiamato. Però c'è altra qualità, ovvero le ragazze del Bologna Women, che oggi faranno delle sfide con noi. Facciamole entrare. Eccole qua. Ciao, sono Giulietta Camone, difensore. Ciao, sono Valentina, attaccante. Ciao, sono Ida Davino, centrocampista. Ciao, Sara Zanetti, terzino. Perfetto, oggi avremo tre sfide. Manca, è 5-2, però vogliamo comunque vedere come finirebbe la prima sfida. Siamo un po' in difficoltà, però noi ci stiamo allenando per la prossima sfida. Scusa, questo è il nostro centravanti, puoi sentire come si tira così, perché vedevo la tempo. Quindi la prima sfida è finita 5-3 per noi, ingiustamente. Secondo me giustamente, venite qua ragazze, davvero tutti dei gran tiri, però abbiamo vinto noi, quindi grande Ida e Sara. E ora andiamo alla seconda sfida, qua devi stare attento perché se vinca anche quella poi è finita, ma noi saremo in grado di rimontare e vincere. Vabbè, allora andiamo alla seconda sfida. Indovina il calciatore. Ci sono tre palloni e appunto in base a quanti gol fanno le ragazze diamo tre indizi. Se lei fa due gol do due indizi, se ne fa uno un indizio, se fa tre gol tre indizi. Davide sarà il nostro portiere di fiducia e allora possiamo partire. Primo tiro, vediamo se sblocca il primo indizio. E anche qua il portiere, però io ci sto mettendo il cuore.
Devi metterci le mani perché sennò entrano tutte, mi sa. Avanti e para! Il nostro Davidone, ultimo tiro. Vediamo se riuscirà a sbloccare il secondo indizio. C'è, c'è! E qui la potenza è fondamentale perché ha bucato le mani ancora un'altra volta e allora ha sbloccato due indizi. Gioca nell'Inter ed è argentino. Esatto, un punto per la mia squadra, subito. E ora vai, tocca a noi. Ma dai! Però hai visto l'effetto, hai visto l'effetto? Ti ha spaccato la mano? Vabbè, vai! Almeno abbiamo un indizio. Allora, potrebbe sembrare difficile con un solo indizio. Però io ti dico Bologna. Orsolini! Bravissima, bravissima! La pareggiamo così. Io non ho visto niente, nessuno ha visto niente. Quindi hai indovinato subito, Orsolini, siamo pari. Nuovo turno. Può caricare il mancino magico. Olè, subito! Ma però sai che la tira lì? La tira bene lì. Sì, potente e precisa. Ancora, secondo tiro. Per il secondo indizio... Palo! Palo! Incredibile, ma anche le ragazze prendono i pali, non solo i maschi. Esperienza personale. Terzo tiro. Va, va. Bello! E anche qui... Il portiere si è fatto fregare. E allora due indizi, gioca nel Milan ed è portoghese. Rafael Leão. Esatto, 2-1. Ora è il nostro turno ed è tutto nei tuoi piedi. Tutto. Anche prima è andata male. Oh no. Nelle nostre mani. C'è entrata. Sì, ciao, sai quando lo prendi questo? E sono due indizi. Attenzione. Va bene, con due indizi ci possiamo arrivare. Bologna, Polonia. Skorupski. Perfetto, perfetto. Sono uno di polacco del Bologna. Beh, però l'ho indovinato. Eccolo qua. Va, poteva andare meglio. Prossima volta veniamo con il portiere. Non ci credo! Wow, l'ho vista all'incrocio. Ancora. Va avanti, fuori. E qua un solo indizio. Non è facile. Gioca nella Juventus. No, sbagliato, era Rabiot. E qui, signori, ultimo turno per l'altra squadra. E ora è il nostro turno. Facci vincere! Secondo me non segna stavolta. Secondo me ne fa tre. E uno! Oh, sotto avanti l'angolo. Questa non la prendeva neanche Skorupski. Vabbè. Rimani lì, rimani concentrato. Ultimo tiro, due indizi sono fondamentali. Sono fondamentali. Lì, spiazzato, immobile, sei rimasto di sasso. Concentrata, dobbiamo vincere, concentrata. Sbaglia. Bologna, belga. Sbaglia. Lukaku. Selemaker. E andiamo! Oh. E quindi, signori, questa seconda sfida la vince la squadra di Davide. E quindi siamo 1-1. Siamo 1-1 e c'è la bella adesso. Ah, bella sfida finale. E allora andiamo con la terza ed ultima sfida. Ultima sfida decisiva. Come potete vedere, dietro di noi c'è un cerchio che dovrà essere appunto centrato dal dischetto del rigore. Sono due tiri a testa. In questa sfida partecipiamo anche noi, nel senso che tiriamo. Assolutamente, nel senso che faremo anche la differenza. Beh, te no, io sì. Infatti... In porta non l'hai fatta molto. Ah, attenzione! Sì, c'è un po', diciamo, nello spogliatoio, un po' di confusione. Vabbè. Però ci uniremo con una vittoria. Mi fido di Ida e Sara, quindi, come al solito, vinceremo noi. E niente, siete pronti? Prontissimi. Carichi? E allora, terza sfida, iniziamo! Parte Davide, primo tiro!
Vi dimostra come non si tira un pallone. Mi aspettavo di peggio. Un po' di carica, ragazzi. Dai, dai, speriamo che sbagli, dai. No. Esatto, oggi non sono in giornata. Molto meglio il tuo. Grazie, grazie. Ecco qua. Secondo tiro. Posso dire che la mia squadra è nettamente più forte e lo dimostreremo. Vediamo, vediamo. So che ce la puoi fare. Fallo per il tuo mister. Fallo per Gnabry. Ha tentato una sorta di tiro morbido, preciso, ma niente. Ancora 0-0, non è facile. Per il pallone. Cioè, niente. Vicino, ma niente. Allora, ricomincia il giro. Ragazzi, non sento il tifo. Perché non te lo meriti. Davide. Ah, niente. Dovete sapere che io, cioè, non mi impegno mai, però adesso devo impegnarmi perché dobbiamo vincere. Dai, almeno palo gol l'ho preso, però 0-0 e qua. Fa dura? Qua, ragazzi, il mio centravanti ci porterà in trionfo. Eccola qua. Si carica, palo! Anche lei. Bisognerebbe dirgli che non dobbiamo rompere la porta, ma dobbiamo prendere il centro. Mi raccomando, sbaglia. Va avanti. C'è! Traversa! Eccola. Per andare in corsa. Va. Il tiro! Oh, mamma mia, era bellissimo! Eccola qua. Oh no! Un pelo pialato. Ma niente, quindi sono terminati i due giri, ma facciamo così, siccome siamo i capitani, ultimi due tiri decisivi, se no la sfida finirà in pareggio. Chi prenderà il cerchio vince. Vai, capitano. Ciao Davide, eccolo qua, si carica. Prova Davide, niente. Tutte lì, tutte lì. E qui sento la pressione. Vai. E quindi, signori, finisce qua. Questa ultima sfida, 0-0, un pareggio che fa contenti tutti, un punto a testa. Ringraziamo ancora il Bologna Women, che vi sollecitiamo a seguire su Instagram per vedere nuovi contenuti, che lo so, magari faremo anche noi qualcos'altro. Perché no, perché no? Comunque grazie ragazze, è stato bellissimo stare con voi. Forza Bologna, sempre ragazzi! Al prossimo video!